Fred, si è conclusa la prima settimana di lavoro a ranghi completi, ne inizia una nuova che poi porterà alla preparazione per la trasferta di Pescara il 2 giugno, Supercoppa di Lega. Come sta andando la preparazione, Fred? Ciao, ciao a tutti, tutti i tifosi di Catania. Abbiamo fatto una bellissima settimana, siamo arrivati presto e per iniziare subito questa preparazione, perché sappiamo che abbiamo un avversario fortissimo, quindi abbiamo fatto un bellissimo lavoro fisico con prof Salvo, con prof Peppe e mister, con tutto lo staff, e penso che siamo pronti. Dobbiamo trovare solamente le piccolezze, perché quest'anno abbiamo cambiato tanti giocatori, è un nuovo ciclo, però siamo convinti che possiamo farlo. E per una partita tosta evidentemente ci sono anche carichi di lavoro, la preparazione volge anche in una certa maniera, anche dura, sembra che appunto il prof Di Mauro e il mister gestito da Mendes e Santos, insomma, vi stiano facendo lavorare. Sì, stiamo lavorando, sappiamo che l'inizio della stagione è importantissimo, quindi stiamo cercando di fare tutto giusto e mangiare. E allenamento fisico, tecnico, come hai detto tu, con prof, con il mister, quindi come avevo detto penso che dobbiamo sistemare solamente piccolezze delle squadre che per far trovare al punto più alto possibile per questa finale che sappiamo che è importantissima per noi. E anche perché ovviamente ci sono diverse culture all'interno della squadra e anche diverse eccellenze, quindi bisogna saperle mescolare. Fred, invece il tuo rapporto con la catanesità, mi hai parlato poc'anzi di mangiare, volevo sapere qual è il tuo piatto preferito. Ti devo dire. Dopo andiamo fuori dal binario. Non è segreto a nessuno, io sono innamorato per la carne di cavallo, quindi appena ho l'opportunità di mangiare una bella polpetta mi mangio, quindi io mi sento a casa, per me essere qui è un piacere come la prima volta, questo è il mio 12° anno qui a Catania, però è sempre il primo. Quest'anno abbiamo, come ho detto prima, abbiamo cambiato tanti. Abbiamo svizzeri, portoghesi, brasiliani, italiani, tutti. Però è importante che guardiamo sempre lo stesso obiettivo, cercando di vincere e mangiando bellissime polpette di cavallo. Grande Fred, un saluto ai tifosi. Ciao, Forza Catania, vi aspettiamo sempre con cuore, come sempre avete tifato per noi. E Forza Catania, che cerchiamo di portare tutto quello possibile per quest'anno.